sarà arrivato a fine giornata, ce l'avrà fatta e lo vedremo. Ragazzi, sono eccitatissimo perché questo è il mio primissimo live batteria sul canale e andiamo ad analizzare meglio come si comporta Galaxy S10e durante una giornata tipo mia. Una giornatina che ho ripreso, infatti switchando camera, qui c'ho il mio computer, il mio Mac con le varie clip, perché ho registrato un'intera giornata assieme a lui e ho alternato vari tipi di utilizzo. Intanto però volevo invitarvi a lasciare un bel pollicione in su se anche voi stavate aspettando questo video, se l'avete richiesto, se avete votato sì nei sondaggi, seguitemi anche su Instagram @nico.cumerlato. Quindi bando alle ciance, partiamo subito con le nostre clip. Allora, il telefono è lui, non l'ho ancora acceso, quindi lo faccio subito. Sono le 7:50. Allora, vado un attimo. Ecco, adesso partono le notifiche nelle impostazioni sotto a batteria. Però devo... Sì, qua avevo fatto vedere sostanzialmente le varie opzioni che avevo attivato per garantire una miglior gestione del consumo energetico. Quindi batteria adattiva attivata, sospensione delle app non utilizzate attivata, disattivazione automatica delle app non usate attivata, e quindi questo consentiva di risparmiare un po' di batteria in più al telefono. Giornata particolarmente uggiosa per lui, in questo momento sarà particolarmente stressante perché dovrà eseguire Maps. Vado ad attivare direttamente la posizione, apro Maps e metto la mia destinazione. Sì, qui ho semplicemente fatto un viaggio senza Spotify nel background, senza niente. Aggiornamento delle 8:13, il telefono è al 95%, e tra l'altro mi sono accorto prima che dopo averlo acceso, dopo già 1-2 minuti di attività, era andato al 98%, quindi speriamo in bene per l'intera giornata. Ah sì, adesso smonto perché facevo una pausa caffè, la colazione in realtà era. Sono all'88%, quindi Maps, lo schermo è sempre stato attivo, la navigazione tramite GPS è sempre stata attiva, dati mobili sempre attivi, e adesso mi metto un attimo a controllare tutte le varie notifiche perché ce ne sono un pochine da andare a leggere. Ho usato Maps per una ventina di minuti circa, schermo sempre attivo, luminosità non particolarmente alta, siamo all'88%, adesso invece mi ero messo un attimo a leggere le notifiche, a giochicchiare, poi ho fatto anche una telefonata... altre cosette. Sono le 8:59, è all'86%. In realtà non è neanche poi così male, contando che ha fatto quasi un'ora di navigazione Maps e la navigazione GPS, almeno fino a qualche release di Android fa, adesso è stato un po' sistemato, era il punto debole, andava ad incidere molto sulla batteria. Per adesso devo dire che sta facendo un lavoro piuttosto buono. Tra l'altro 3100 mAh la batteria interna, che è la meno capiente tra tutta la gamma Galaxy S10. Paradossalmente ha fatto dei risultati migliori con Maps sempre attivo durante la navigazione con la geolocalizzazione che non come l'ho acceso, quindi andiamo avanti. Qui vabbè, faccio colazione, qua rimonto in auto e riparto sempre con Maps. Ah, eccomi arrivato a Vicenza, ho già fatto però delle commissioncine nel mentre ho utilizzato il mio SE per un po', per vari minuti, per circa una mezz'oretta, Instagram, Facebook, ho controllato le mail, YouTube Studio, tutte queste cose qui. Sono le 10:59, è al 69%. Ne approfitto però per farmi una passeggiatina al Parco Querini, farò qualche scatto, quindi userò la fotocamera e poi torniamo a casetta. Qua adesso mi sono messo a fare qualche scatto, qualche video, come ho cercato di simulare un po' un uso medio. Fate una gita in una città, vedete qualche scorcio, qualche angolazione carina, vi mettete a fare la foto. Non ne ho fatte tantissime, ne avrò fatte una ventina e un paio di video. Sono le 11:22, sessione fotografica terminata e è al 63%. Ora siamo pronti per tornare a casetta. Qua ritorno di nuovo in auto, riutilizzo Google Maps e questa volta però uso anche Spotify. Ho aperto Spotify nel background. In background c'è Google Maps, quindi abbiamo due applicazioni funzionanti e quindi in teoria un po' di batteria in più Spotify dovrebbe succhiarlo anche con output audio. Staremo a vedere. Qua siamo arrivati dopo di nuovo un'altra oretta di Google Maps continuata, 12:12 al 47%. Con anche la musica, stacco tutto adesso. È un po' caldino il nostro telefono. Sì, esattamente. Si vede che ha faticato un po'.
Esatto, è un processore che non si risparmia più di tanto dal punto di vista termico. Ah, eccomi qua, sono appena arrivato a casa. Allora, sono le 12.34, è al 43%. Sì, non è un risultato male, molto. L'obiettivo di questa live batteria, tra l'altro, è quello di arrivare a sera senza dover attivare la modalità risparmio energetico. E di fatto non l'ho attivata, ma vedrete poi che è successo. Però sarà abbastanza complicato in realtà. Adesso tra l'altro devo sbrigare delle faccende sul PC che ce l'ho davanti. Do un attimo un'occhiata ad altre notifiche che mi sono arrivate e devo pure effettuare una chiamata, quindi lasciatemi chiamare. Sono le 13.11, batteria al 38%, stavo leggendo delle mail, però adesso se magna. Allora, pranzo è tutto, salto temporale. La recensione delle Fresh and Rebel Clam. Anche devo fare dei b-roll, delle clip di... Tra parentesi, sono le 3, siamo al 23%. Poi B-Smart, lui me lo terrò con me. Molto probabilmente non lo userò praticamente per nulla. Di comunque, fatto non l'ho usato. Sono le 3.02, è al 23%. Quindi io mi sa che fino a sera non ci arrivo, va bene. Ho usato molto Facebook fino a questo momento. Esattamente, ho guardato post, video, eccetera. Su Facebook una mezz'oretta, però non è che ne ho fatto un uso particolarmente stressante, pesante. Questa mattina ne ho fatto un uso intenso, però da circa pranzo ad adesso e fino a questa sera avrà un uso medio se non basso, quindi vediamo la batteria quanto dura. Comunque mi sembra di notare che quando è in stand by comunque consuma qualcosina. Assolutamente sì, la capacità della batteria adesso è al 100% delle sue capacità, ma tra un annetto quando la batteria magari inizia a logorare, cosa farà? Vuol dire che alle 3 già si spegnerà? Può essere. Esattamente, perché se io faccio questi risultati tra un annetto o tra due annetti, quando la batteria perde un po' di capacità, perché è una cosa normale che accade a tutte le batterie, che risultati farà? Farà dei risultati sicuramente peggiori di questi. Sono le 16.49, il telefono è al 20%, devo fare un'altra telefonata e poi ci ribecchiamo, eh? Stavo giusto ultimando i b-roll di Huawei P Smart 2019, che il mio SE è al 3%. Morto! C'è stato un salto temporale, ho guardato un po' di notifiche, nulla di chissà cosa. Questa è un'altra conferma del fatto che comunque anche in standby consuma qualcosina. Secondo voglio andare sulla batteria e vedere prima che mi si scarichi l'andamento della scarica durante il grafico, la giornata, in pratica, no? È abbastanza varia. Aiuto, è al 2%. Andiamo su impostazioni, assistenza dispositivo, batteria, uso batteria, se me lo pigia, ed ecco qua. Questo è il grafico, no? Qua Maps l'avevo terminato in pratica, avevo anche tolto la geolocalizzazione proprio. Poi qua ho ripreso ad utilizzarlo, qui invece un uso blando, molto blando, qui quasi non l'ho usato e poi sono ripartito ad utilizzarlo in questa zona qui, no? Si nota proprio. 4 ore e 41 minuti di display. Esattamente. Evidentemente la batteria si è in parte un po' il suo punto debole. La batteria da 3100 fa quello che può, quindi a fine giornata io non ci sono arrivato perché la mia giornata non è ancora finita. È anche vero che inizialmente ho fatto un uso intenso, però non potete spingerla più di tanto. Di fatto non ho particolarmente stressato il mio dispositivo, non è un risultato particolarmente appagante. La sua ora è giunta, è deceduto, fine. Sì, esatto, è morto esattamente qualche minuto dopo aver registrato la clip precedente. S10e non è un dispositivo che ci può spingere particolarmente l'autoautonomia. Tra l'altro, se ci pensate, durante tutto il test io non ho mai giocato, non ho mai effettuato gameplay, cioè ho semplicemente effettuato un utilizzo pressoché normale. Maps, i social, le mail, i video, queste cose qui. C'è un però, perché anche con alcune serie precedenti alla S10 c'era sempre un po' questo problema di battery drain. Piano piano con aggiornamenti software è stato in parte un po' risolto. Penso e spero soprattutto che succeda anche per questi nuovi S10, in modo da risolvere un po', per quanto ci si riesce, questo problemino. Ripeto, sono comunque componenti potenti che hanno bisogno di una determinata batteria, di una determinata autonomia da potergli garantire. Comunque, gli unici consigli che vi posso dare per cercare di massimizzare l'utilizzo del vostro telefono è di andare nelle impostazioni, assistenza dispositivo, batteria, e poi qua c'è la modalità energetica che possiamo andare a modificare. C'è ottimizzata, risparmio energetico medio, risparmio energetico massimo. Selezionando questo possiamo limitare le attività in background, togliere l'always on display e limitare la velocità della CPU. Quest'ultimo parametro forse è quello più interessante. Quindi togliamo un 30% di potenza alla CPU, che non è cosa da poco, il risultato è abbastanza scontato ed evidente. Ragazzi, per questo video è tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e noi ci vediamo nella sua futura recensione, quindi non perdetevela, mi raccomando. Grazie, ciao ragazzi!